Benvenuto a un appuntamento con l'informazione di Hermes TV, TG dedicato alla città di Marsala. Oggi è giovedì 12 marzo 2015, si festeggia Santi Massimiliano ed apriamo questo notiziario con una notizia che riguarda un po' la collettività, la ventilata e chiusura del reparto di oculistica presso l'ospedale di Marsala, che è stata ieri al centro dei lavori del Consiglio Comunale di Marsala, in quanto è stato fatto anche un documento politico che poi è stato approvato in seno al Consiglio. Nuova riunione al Consiglio Comunale ieri sera a Marsala. Il massimo consesso civico cittadino è tornato al lavoro in seduta di prosecuzione dopo il venir meno del numero legale alla serata precedente e dopo l'approvazione della mozione del primo firmatario consigliere Vitorrallo per scongiurare la soppressione dell'unità operativa di oculistica dell'ospedale Paolo Borsellino. La nota che è stata approvata è la seguente. Dopo un articolato e costruttivo dibattito in aula tra i componenti dei vari gruppi consiliari, è stata approvata all'unanimità nella seduta del 9 marzo scorso la mozione presentata dal gruppo consiliare dell'UDC, composto da Vitorrallo e Gregorio Saladino, relativa alla previsione di soppressione dell'unità operativa di oculistica all'ospedale Paolo Borsellino di Marsala. Il capogruppo dell'UDC, architetto Rallo, nei giorni scorsi, dopo aver approfondito la tematica documentandosi sull'esattezza della situazione di rischio del reparto e considerata l'alta professionalità del personale medico e paramedico lo stesso, l'ottimo livello di strutture e attrezzature delle quali dispone e le conseguenze che deriverebbero dalla sua chiusura, aveva presentato la mozione affinché il Consiglio Comunale deliberasse di fare opposizione al piano di riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete ospedaliera territoriale della Regione Siciliana. In particolare nel punto in cui viene prevista la soppressione dell'unità operativa di oculistica. L'UDC di Marsala ha già sottolineato che il presidio ospedaliero Paolo Borsellino di Marsala serve circa 100-150.000 abitanti e che l'ubicazione all'ospedale marsalese consente un rapido collegamento con i vicini comuni Petrosino, Mazara del Vallo, Salemi. Alla luce dell'alto livello di prestazione specialistica che il reparto ha raggiunto, grazie al riconoscimento della professionalità del personale medico e infermieristico, nonché all'eccellente dotazione tecnologica, con comprensivo l'esclusione e utilizzo della sala operatoria dedicata solo agli interventi richiesti per questa specialistica. La chiusura rappresenterebbe il fallimento di anni di investimento e di qualità garantita ai tantissimi utenti. Nella mozione si evidenzia che l'unità operativa di oculistica del Paolo Borsellino di Marsala non prevede ricoveri, quindi posti letto, solo prestazioni in day hospital. Per cui si ritiene necessario che continui il proprio lavoro, anche il quale unità operativa semplice, garantendo in tal modo le suddette prestazioni. Dopo l'approvazione in aula della stessa, così come inizialmente richiesto, verrà inoltrato al commissario straordinario del Comune di Marsala, al prefetto di Trapani, all'assessore alla sanità della Regione Siciliana, al presidente dell'Assemblea regionale siciliana, al presidente della stessa commissione all'ARS, servizi sociali e sanitari, al direttore generale dell'ASP di Trapani, al direttore sanitario dell'ospedale Paolo Borsellino di Marsala. Ritorniamo in studio e parliamo di questo Consiglio Comunale. Poi si è parlato, poi sempre nell'ambito del Consiglio Comunale, ieri sera del porto pubblico e delle disastrose condizioni in cui versano le strade del centro e del territorio marsalese, anche a causa delle piogge degli ultimi 2 mesi e di emergenza allagamenti ancora e dei lavori fermi al Palasport e di quelli non ancora ultimati all'apertura dei box a ridosso delle curve dello stadio municipale, nonché dei locali di proprietà comunale assegnati ad alcune associazioni. E infine lo scioglimento dell'istituzione Massara Scuola e della reinterpretazione dei servizi socio-scolastici all'interno del comune. Gli argomenti, a dire il vero, erano stati trattati a passo e tavolino la sera precedente attraverso tutta una serie di interventi, ma anche per mancanza in aula dei dirigenti interessati non era stato possibile affrontarli in maniera dettagliata con le risposte dei responsabili dei vari servizi. Ieri, invece, dopo il richiamo all'ufficiale al giorno prima, particolarmente massiccia, la presenza in aula di dirigenti e funzionari, Peppe Fazio, Aldo Scialaba, Gianfranco Dorazio, Francesco Patti, Rosalina Adamo, che si sono sottoposti al fuoco di domande dei consiglieri Giuseppe Carnese, Gregorio Saratino, Arturo Galfano, Rosanna Genna, Antonio Putaggio, Enzo Stuliano, Enzo Russo. Una seduta davvero infuocata, quella che si è chiusa a Palazzo 7 Aprile, ma adesso voltiamo pagina, anche perché parlando di cronaca amministrativa in Consiglio Comunale non si può che parlare anche di vita politica.
politica, siamo in piena pre-campagna elettorale e spuntano altre candidature. Un guru per Marsala, Pietro Milone, si candida a sindaco del movimento Vespri Siciliani. Anche il movimento dei Vespri Siciliani, Sicilia e Libertà scende in campo per le amministrative di maggio. I vertici regionali hanno già individuato un candidato a sindaco per Marsala, il 41enne Pietro Milone, detto il guru, che nei giorni scorsi ha anche avuto mandato da parte del presidente Nicola Carrozza e dal vicepresidente Giuseppe Sciortino Giuliano di costituire il circo locale di Marsala e Libertà. Attualmente disoccupato, un breve trascorso politico con la Lega Sud, Milone è molto critico nei confronti dello scenario politico marsalese, che definisce tutto chiacchiere e accordi e caratterizzato da servi delle segreterie. Il candidato a sindaco dei Vespri Siciliani ha già abbozzato alcune idee programmatiche da sottoporre all'attenzione della città, che comunque si inseriscono in una logica più ampia che parte dall'indipendenza della Sicilia, nonché dal rispetto della completa applicazione dello Statuto siciliano e con la Sicilia Stato indipendente, sottolinea Milone, Marsala Calcio sarebbe in Serie A. Tra gli altri punti programmatici, una tassazione più equa, l'apertura di un casinò, il via libera all'utilizzo della marijuana a scopo ricreativo e la chiusura dei forni a pietra. A proposito del suo soprannome, Milone spiega che il guru è un maestro di vita, uno che può dare i consigli giusti a tutti. Nei prossimi giorni il Circo Marsala Libertà avvierà la raccolta delle firme per la lista da presentare alle elezioni di maggio. Ed ancora notizie riguardante la campagna elettorale: il Partito Liberale Italiano e il Movimento Regionale Uniti Si Può ritornano a proporre la candidatura a sindaco l'avvocato Diego Maggio, capo settore legale dell'ex provincia regionale di Trapani, oggi Consorzio Volontario Trapani, ex presidente del Marsala Calcio, consigliere delegato di Federvini. Con un documento a firma del dirigente provinciale del Partito Liberale Franco Piulla e del dirigente nazionale dello stesso partito Roberto Tumbarello, lamentano che la freddezza con cui i soliti partiti responsabili del degrado cittadino hanno accolto la proposta del PLI di chiedere a una persona al di fuori della mischia che gode di stima generale come l'avvocato Diego Maggio dimostra che c'è un rifiuto pregiudiziale allo sbandierato cambiamento. Ciò conferma pure che non ci sono soggetti neutri o neutrali che agiscono nell'interesse della città. Si tratta dell'evidente tentativo di riciclare personaggi appartenenti ai partiti che hanno ormai perso la fiducia degli elettori, stanchi dai soliti raggiri, per fare apparire nuovo ciò che invece è causa di degrado della città di Marsala. Per tali motivi il PLI assieme Si Può insistono sulla proposta, proponendo direttamente al giudizio cittadini, e annunciano l'avvio della raccolta delle firme a partire da domenica prossima per la candidatura di Diego Maggio. Il diretto interessato intanto ha fatto sapere, intanto mezzi di informazione, di non essere interessato alla candidatura del PLI ed Insieme Si Può, ma allo stesso tempo potrebbe rivedere la propria posizione se a volerlo è la città. Da ciò si evince che la disponibilità dell'avvocato Diego Maggio a scendere in campo e a candidarsi vi è tutta, e che quindi alle prossime amministrative potrebbe essere uno dei candidati. In passato Maggio è stato anche candidato al Senato per l'Ulivo e solo per una manciata di voti non centrò l'obiettivo. Ed ancora parlando di politica, diamo un po' un aggiornamento al quadro politico delle questa città in vista delle elezioni amministrative, e notiamo che si rafforza la posizione del dottor Alberto Di Girolamo, candidato del PD, vincitore tra l'altro delle primarie, che vede congiungersi attorno alla sua iniziativa diversi movimenti, diversi consiglieri. È nato infatti appositamente per questo un consigliere, si chiama è nato una lista civica, nonché gruppo consigliare forte di ben 5 consiglieri, che si chiama Una Voce per Marsala. E inoltre si fa sempre più vicina l'avvicendamento, ovvero l'alleanza fra il PD e quindi il dottor Alberto Di Girolamo e l'UDC di Marsala e Futuro per Marsala. Avendo avuti questi entrambi rassicurazioni da Raciti e da Campagna, nel corso di un incontro che si è tenuto a Palermo, Raciti e Campagna sono rispettivamente il segretario provinciale e il segretario regionale del PD. Continua ancora la candidatura anche di Antonio Angeleri per 5 Stelle e quella di Vincenzo Forti per SOS Marsala. Anche
Vincenzo Studiano e inizia con il suo articolo 4. Paolo Ruggeri dovrebbe scendere in campo con Progettiamo Marsala e con i centristi rimasti delusi dall'accordo che l'UDC e il movimento cui fa riferimento Massimo Grillo stanno per chiudere con il dottor Di Girolamo. Giovanni Sinagori esce di scena. Diego Maggio invece potrebbe essere candidato, lo dicevamo poc'anzi, in quanto è disponibile a scendere in questa battaglia per la sindacatura Marsala solo ed esclusivamente se la città chiede, ovvero vuole un supporto di una volontà cittadina. Enzo Domingo invece dovrebbe essere il candidato ufficiale per quanto riguarda Forza Italia. Invece esce di scena la candidatura di Stefano Pellegrino. Fino a ieri sera, a tarda serata, nello studio dell'avvocato, del notaio Salvatore Lombardo, si è tenuto un incontro al vertice per cercare di invitarlo ad accettare la candidatura, ma Stefano Pellegrino, avvocato e tra l'altro titolare di diversi studi per quanto riguarda studi legali, non ha il tempo necessario da poter dedicare alla città di Marsala e per tale motivo non ha accettato la candidatura, e in questo caso si apre l'ipotesi che possa candidarsi proprio in prima persona Salvatore Lombardo, notaio ex sindaco di Marsala dal 96 al 2001. Esce di scena anche la candidatura di Salvatore Ombra, Uniti si può, e tra l'altro pare che lo stesso Ombra non sia neanche intenzionato a presentare la lista per il Consiglio Comunale. Non si parla neanche più di Massimo Bellina, che era stato proposto da Eleonora Locurto, e invece pare certa la candidatura di Giacomo Dugo in alcune liste civiche di amici di Giulia Adamo, ovvero di gente che ha orbitato attorno alla vecchia amministrazione guidata dal sindaco Adamo. Si continua invece a parlare della candidatura di Patrizio Sala nella sua lista civica, e non si hanno notizie invece di Pino Ferrandelli, che doveva essere candidato per la DC. Anche la candidatura di Massimo Grillo, visto che sta per raggiungere l'accordo tra Futuro per Marsala, UDC, con Alberto Di Girolamo, esce di scena, e quindi anche il suo movimento andrà ad appoggiare Alberto Di Girolamo. Questo è il quadro aggiornato alla data odierna dei movimenti per quanto riguarda le sindacature a Marsala. Parliamo ancora di cronaca amministrativa. I consiglieri comunali di Marsala, Luigi Ingrassia, Rosanna Genna, Francesca Angileri, Paola Daniela Cudia, Vanessa Ritone, hanno chiesto la modifica del regolamento per l'erogazione di contributi alle associazioni culturali. Questi scrivono: tenuto conto che la cultura è il fattore primario di progresso sociale e civile della collettività, ma anche dello sviluppo della persona umana, in osservanza dello statuto comunale del piano anticorruzione, è considerato che il Comune di Marsala promuove lo sviluppo culturale sostenendo l'iniziativa dei cittadini e delle loro aggregazioni sociali, facilitando la piena fruizione del patrimonio culturale e artistico della città e del suo territorio, i consiglieri comunali propongono di regolamentare la concessione, contributi, sussidi, ausili finanziari per contribuire a società, associazioni, enti e circoli culturali, centri studi per attività socioculturali a tempo libero, dal turismo e dello spettacolo. Si evidenzia l'importanza dell'erogazione di contributi per sostenere programmi e iniziative in grado di rispondere alle finalità delle proposte culturali, ma altrettanto importante è che tale erogazione sia regolamentata alla luce di nuove normative che vengono ormai superate il vigente regolamento, che è datato 1992. Scade il 25 marzo prossimo il bando rivolto alle imprese per la partecipazione ad Expo 2015 e in particolare alle 5 settimane espositive dedicate alla Sicilia nel padiglione Italia. L'avviso è diretto a tutte le tipologie di aziende di produzione e servizi proiettate verso la internazionalizzazione del loro settore. L'assessorato al turismo, dello sport, dello spettacolo della regione siciliana, attraverso un bando selezione le imprese per la partecipazione agli incontri B2B previsti nell'ambito di Expo sia a Milano che nel territorio regionale. L'avviso è rivolto alle imprese turistiche, quindi sia alle imprese che svolgono attività ricettiva, ma anche a stabilimenti balneari, tour operator ed altre attività del genere. Expo, l'evento planetario, rappresenta un importante volano per l'economia, una grande occasione di rinascita e di rilancio anche per l'economia siciliana.
Il liceo classico Giovanni XXIII apre il laboratorio di teatro permanente e potranno partecipare anche gli alunni delle terze medie. Il provino per essere ammessi si terrà domani, 13 marzo, alle ore 16, nei locali del liceo in via Dodoro Lombardi. Una volta iscritti, gli alunni conterranno nella lezione d'attore di Alessio Piazza. La scuola, diretta da Antonella Coppola, ha infatti istituito un laboratorio permanente di teatro in collaborazione con l'INDA, l'Istituto Nazionale del dramma antico di Siracusa. Lo spettacolo che verrà rappresentato è una rivisitazione di Le Nuvole di Aristofane. Il copione è già stato ammesso alla selezione e dunque sarà messo in scena nel Teatro Greco di Siracusa. Le scenografie saranno curate da Anna Clara Giampino. Il Movimento per la Vita Onlus Marsala, associazione che basa la sua vita principalmente promuovendo e sostenendo iniziative per la tutela e la vita umana, sin dal suo concepimento e per l'aiuto alla maternità e alla paternità difficili, prima e dopo la nascita del bambino, cerca volontari, coloro che come noi attribuiscono importanza decisiva alla tutela della vita umana, nascendo con particolare attenzione a quella appena concepita, possono segnalare la propria candidatura all'indirizzo email del Movimento per Marsala per volontariato, oppure contattare telefonicamente il presidente Vittore Saladino al proprio cellulare. Quanti faranno istanza di partecipazione all'associazione verrà formato ed impiegato con aiuto concreto ai nuclei familiari, a giovani coppie, a donne sole e madri nubili che per varie ragioni sono nel dubbio, nella tentazione di respingere una vita nascente. Presidente del Movimento per la Vita Onlus Marsala, Vittore Saladino, evidenzia che il sodalizio cerca in particolare volontari per i servizi di ascolto, accompagnamento e volontariato in ospedale, reperimento, organizzazione, distribuzione, viveri e vestiario, raccolta fondi di generi alimentari nei supermercati, addetti alle organizzazioni di eventi, alla formazione, agli incontri formativi nelle scuole, alla promozione dello stesso Movimento per la Vita Onlus di Marsala a mezzo stampa. E parliamo adesso di un'iniziativa che ritorna a Marsala già da alcuni anni, per la sesta edizione della rassegna Vini Siciliani Eno Damiani dal 13 al 15 di marzo, appunto da domani. Un appuntamento ormai consolidato, organizzato dall'Istituto Abele Adamiani di Marsala. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con l'Istituto Regionale della Vita e del Vino, con l'AIBES, con l'Associazione Italiana Sommelier, con la Federazione Italiana Cuochi, con l'ONAB e con l'Assoenologi, e si avvale dal sostegno del Comune, della Regione Siciliana, dell'Assessorato alle risorse agricole alimentari di Fondo Impresa, il più importante tra i fondi interprofessionali per la formazione continuativa e dell'Associazione Civita presieduta da Nanda D'Amore. Eno Damiani prenderà il via domani nei locali istituto in via Trapani con l'evento Esperti a Confronto, una degustazione di vini provenienti dalle cantine marsalesi, circa 200 bottiglie presenti. Diversi gli addetti ai lavori, componenti per la commissione dei degustatori che vi prenderanno parte, tra cui rappresentanti di Assoenologi, sommelieri dell'AIS, esperti dell'IRBOS, dello stesso istituto agrario e ancora docenti della facoltà di enologia, giornalisti specializzati e rappresentanti dell'ONAB, Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino. Sabato mattina alle ore 10 nell'aula magna dell'istituto si terrà il convegno sul tema sinergia tra scuola e imprese al territorio, opportunità nel settore vitivinicolo, al quale interverranno numerosi professionisti del settore, e la manifestazione si concluderà domenica, sempre quindi questo mese, 15 marzo, alle ore 18, con circa 20 scuole che parteciperanno e apriranno le porte alla città per la tradizionale degustazione dei prodotti tipici e dolci preparati dagli allievi e dai vini promossi in rassegna. L'iniziativa di domenica, che è aperta al pubblico, si terrà dalle 18 alle 20. Da sabato 14 fino a giovedì 19 marzo a Petrosino i festeggiamenti in onore di San Giuseppe, una festa antichissima che ogni anno coinvolge l'intera comunità con la partecipazione delle scuole, le donne e i bambini impegnati nella preparazione dei pani e degli altari di San Giuseppe. I festeggiamenti organizzati alla parrocchia Maria Santissima delle Grazie della Rettoria della Chiesa di San Giuseppe di Petrosino e con il patrocinio del comune prendono via dall'antica tradizione petrosilena, racchiudendo il valore sociale di unione alla comunità e religioso come la carità, la condivisione del pane che con l'invito di San Giuseppe viene offerto alle famiglie più bisognose.
Ed una notizia di sport in chiusura, la Trinacria BJJ di Marsala si prepara a partecipare al campionato nazionale junior 2015 che si terrà a domenica 15 marzo prossimo presso il palazzetto Toniolo di Parma. Alla competizione parteciperanno i piccoli atleti dell'Accademia di Bettana del maestro Davide Ciadona che lo scorso anno hanno conquistato 4 ori, 4 argenti e 4 bronzi in plein, quindi 12 medaglie su 12 partecipanti. Incontreranno gli atleti delle società sportive di Brasilia Jiu-Jitsu di tutta Italia. La squadra di 10 atleti che sarà composta da Emanuele Patti e Francesco Caldarella di 9 anni alla scuola elementare Garibaldi, Giulio Caldarella 7 anni e Giorgio Martorana di 9 anni alla scuola elementare Pascoli, Giuseppe Pulizzi 7 anni alla scuola elementare Cavour, Alessio Martorana 12 anni, Alessia Giacanone 13 anni e Francesco Giacanone 11 anni alla scuola media Vincenzo Pitone e Gabriele Cannarozzo 11 anni alla scuola media Mazzini, Daniele Gallo della Trinacria BJ di Alcamo. La Trinacria BJ di Marsala, sempre nella categoria Brasilian Jiu-Jitsu Junior, si è affermata al trofeo regionale svoltosi a Villa Grazia di Carini domenica scorsa con la conquista di 6 ori, 6 argenti e 3 bronzi. Tali risultati sono un buon auspicio per l'imminente trasferta a Parma per gli allievi del maestro Davide Cialona. Per questa edizione è tutto, io mi congedo da voi, vi ricordo sempre che l'informazione di Marsala su Hermes TV, l'unico notiziario della provincia dedicato solo ed esclusivamente alla città di Marsala, è ogni 2 ore sul 629 digitale terrestre, ma per chi volesse sentire, se volesse seguire il nostro notiziario in tempo reale o essere aggiornato in tempo reale, lo può fare sul sito nostro, sul nostro portale di informazione che è il www.marsalanews.it. In qualsiasi momento della giornata, della notte, potete seguire le nostre notizie, potete anche vedere il nostro notiziario attraverso il nostro sito. Per questa edizione è tutto, io vi congedo a voi, vi do appuntamento alle prossime. Arrivederci.